Allora, siamo qui con il patron del Giro delle Valli Cuneesi, il 34esimo Giro delle Valli Cuneesi. Tealdi, quando è che hai incominciato e quanti anni avevi quando hai cominciato il Giro delle Valli Cuneesi? No, è troppo comodo sapere la mia età e sapere quanti ne ho adesso. Io dico che 34 anni fa ho cominciato il Giro delle Valli Cuneesi, sembra una cosa per scherzo, invece siamo arrivati alla 34esima edizione. Quest'anno è un giro delle Valli Cuneesi, tutto nelle Valli Cuneesi. È un giro abbastanza, diciamo, impegnativo, con una tappa inedita, e qui vicino a noi abbiamo Claudio Capucci, che 20 anni fa, proprio durante il del 1991, ha inaugurato questa tappa famosa del Giro d'Italia. E quest'anno noi, dopo 20 anni, riusciremo, grazie anche a Claudio Cappucci e l'amministrazione comunale della comunità montana della Valle Po e Valle Bronda e Val Varaita e il comune di Grisciolo, e di un'altra persona che è l'amico Michelino Davico, a portare a termine questa manifestazione. Dopo 20 anni nuovamente ritorneremo sul Monviso. Ok, quindi diciamo che in definitiva ci hai raccontato tutto. Qui siamo con un parterre de rois, quindi hai detto prima Claudio Cappucci alla mia sinistra e alla mia destra uno dei fratelli Moscone, che è lo sponsor tecnico del Giro delle Valli e che in questo momento noi siamo suoi ospiti. Giro delle Valli Cuneesi che parte quando? Parte il 30 di luglio, il 29 ci sarà la puntonatura di tutte le squadre, la parte tecnica, il 30 si farà la prima tappa, e non posso dire le prime tappe, altrimenti l'11 luglio lo presentiamo al monastero di Carasco, e invito la gente, gli addetti ai lavori, a venire quel giorno lì. Quindi quest'anno di nuovo un Giro delle Valli duro come lo scorso anno? Ma direi non duro come l'anno scorso, c'era una tappa come l'anno scorso, siamo andati a Colle Fauniera, quest'anno c'è una tappa che arriva nuovamente ai 2000 metri, non è da meno. Prima hai chiesto in Cappucci che nel 1990 e 91, perché nel 90 era ancora troppo giovane, Dipende qual è l'occasione, per dire gli anni. ha capito, Ogni quindi anno c'è una sua storia, quindi. capito. Quindi nel 1991, Qual è la diciamo, ha storia? partecipato a quella tappa, Quello sì. quella che partiva con la tappa, diciamo, con l'arrivo Diciamo che con sotto Tealdi Monviso. siamo stati, diciamo, i primi a inaugurare le tappe nel Cuneese, perché nella provincia grande si diceva allora, no? Perché non c'erano da molti, molti anni dei passaggi del Giro d'Italia così come è successo nei primi anni 90. E ho avuto modo di provare salite inedite per modo di dire, perché ero a Monviso e non era mai arrivato il Giro d'Italia. È stata l'occasione per inaugurare un po' queste tappe del Cuneese, perché da allora poi dopo credo che tante montagne siano state scalate nei Giri d'Italia che si sono susseguiti negli anni. Però il Monviso è, diciamo, è una tappa particolare. Il Monviso ricorda tante cose. Il Monviso È il Monviso, è il è il Monviso, è il Monviso, è il Monviso. Monviso. Però Cioè, io ci sono arrivato che ancora era pieno di neve, quindi ho dovuto anche spalare un po' di neve prima di arrivare nel punto in cui volevamo vedere dove finiva questa salita. Comunque diciamo che è stata la prima occasione di questo Giro d'Italia all'inizio, proprio negli anni 90. comunque, Claudio, da quel momento penso che tu sia stato adottato dalla provincia di Cuneo, perché hai un mucchio di fans che ti vogliono bene, che ti amano e che in tutti i momenti, cioè, vogliono che tu sia presente qui da noi. Beh, io ho dato tanto qua alla provincia cuneese e in ogni caso sono sempre tornato, non solo per il ciclismo, ogni evento, ogni situazione è stata buona per essere presente, perché come detto si sono creati tanti fans, tanti amici e dopo tanti anni di essere ancora presente a ogni evento, come in questo caso che è il Valli Cuneesi, io credo che per me siano momenti di soddisfazione. La zona si adatta benissimo a quello che è il Giro d'Italia, si adatta benissimo a quello che è anche le Valli Cuneesi, perché da qui uscirà sempre un corridore che nel futuro può avere ambizioni professionistiche e quindi è una corsa che merita attenzione proprio per questo motivo.
Grazie Claudio. Moscone, cioè lei è quello che sicuramente dovrà dare la carica a, diciamo, chi partecipa al Giro delle Valli, no? Perché con la vostra cantina sarete lì a offrire bicchieri di vino al posto di chissà cosa. Non ai corridori, dice Chiappucci. Per i corridori non va bene, diciamolo subito. Quando non corre è un pericolo, dopo la gara va bene. Comunque, come lo sport, il ciclismo è fatica, sudore, allenamento, a vedere alle mie spalle si vedono i vigneti che sembrano pettinati, ben tenuti. In realtà c'è tutta una storia di fatica, di esperienza, di serietà, come sicuramente c'è in questo sport del ciclismo. Quindi le due cose credo che si abbiano abbastanza bene. Come diceva Chiappucci, il vino va bevuto al momento giusto, nelle dosi giuste, ma va bevuto e non contrastato, come succede sovente, che si confonde con l'alcol in senso generico. Noi crediamo in questo sport, crediamo in questo circuito delle Valli Cuneesi e crediamo di aver fatto un gemellaggio che dia successo ad entrambi. Tealdi, è vero che quest'anno partiremo anche in mezzo ai vigneti? La terra di Langa non possiamo scordarla. Quest'anno diciamo che il Giro delle Valli Cuneesi avrà la quarta tappa con una partenza dalla terra di Langa. Toccherà tutte le terre, le strade del Barolo e del Nebbiolo e in parte del Dolceto. Noi siamo tutti gli anni, vogliamo che la Langa, e speriamo anche per il futuro, sia sempre presente alla nostra manifestazione. E sapete già chi gli atleti che verranno, che parteciperanno? Le 10 squadre più forti italiane nel Pro Tour italiano per dilettanti, abbiamo 3 squadre straniere, una francese, San Marino, che compete diversi corridori anche stranieri, la Repubblica di no, scusatemi, sono uno al Napos. San Marino, svizzeri e francesi. Ah, quindi 3 squadre straniere questa, a differenza dell'anno scorso che ce n'erano solo 2. E dimmi un po', tu pensi che tra questi atleti ci sarà qualcuno che potrà partecipare in una squadra nazionale del Tour dell'Avenir, che le vedremo qui su queste strade, vediamo proprio qua alle nostre spalle, passerà qui alle nostre spalle, cioè il Tour dell'Avenir il 10 e l'11 di settembre. Io spero che la Federazione Ciclisti Italiana, col suo direttore tecnico, possa qui ad Alba, nella Langa, avere una grande squadra e poter essere un vincitore assoluto di questo Tour dell'Avenir e in particolar modo la vittoria italiana ad Alba. Vi ringrazio tutti e 3 e vi saluto e ci rivedremo al Giro delle Valli Cuneesi. Grazie.